bellissimo, quindi secondo me sì, ci potrebbe essere, si dovrebbe fare più spesso anche degli incontri, che ne so, Esatto, a esatto, quanto, esatto. insomma, noi se non ricordo male, sia con la Pernia di Bergamo che con alcuni ragazzi di Firenze anche Sì. c'è un notevole bel rapporto. E più, anzi, tra l'altro, proprio la sera della finale di Champions Sì. League, c'erano dei ragazzi, ragazze che sono venuti su da Firenze, da Bologna. Vero. Tra l'altro, il ragazzo di Bologna, che lui è proprio catalano, ci ha anche cucinato la paella. Quindi, dire, la serata è stata meravigliosa in tutto e per Sicuro. tutto. Però sì, dico che un incrocio di soprattutto quando magari il Barcellona viene a giocare in Italia, per esempio con le trasferte, io come Vittorio, tutte le volte che è venuto a San Siro le abbiamo fatte le trasferte, quindi insomma siamo venuti a vedere le partite a San Siro, Milan-Barcellona, Inter-Barça, uguale, quindi e confrontarsi insieme alle altre penne penso che sia una cosa molto interessante. Si potrebbe, cioè anche per il futuro fare più cose, sì. Bene, questa siamo contenti. Noi speriamo che, insomma, a breve anche qui a Roma ce la facciamo, perché, insomma, come spiegavo anche a Vittorio, abbiamo. È un po' più difficile, Lotaro, Lo so. No, ma noi siamo arrivati, siamo arrivati. Dopo 2 anni di duro lavoro, 2 o 3 anni di duro lavoro, siamo arrivati anche con l'aiuto, insomma, di Francesco, di Giuseppe, che hanno lavorato anche certo. molto a sud di Roma. E adesso speriamo, insomma, che a febbraio si riunisca la giunta e ci sia questa decisione favorevole. Ecco, speriamo bene, ecco, via. Speriamo bene. Speriamo bene anche con questo motivo che dici tu, insomma, riunirci, magari permettergli Ma certo. di conoscerci. Io ho conosciuto, per esempio, Andrea Fabiani adesso, insomma, questo weekend al Barcellona, ma anche altri direttamente al Camp Nou. Ecco, organizzare anche delle trasferte comuni Ecco, insieme al sì, Camp quella sarebbe Nou. una gran bella Eh cosa, sì, sì. sì, 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 sì. Bene, bene, bene. Eros, è stato un piacere e ovviamente Francesco ti dice che sei stato troppo gentile e che siete tutti grandissimi alla Pegna Anche Roma. lui è grandissimo, anche lui. Grazie Benissimo, benissimo. Grazie Eros, ti auguriamo una buona a voi, serata. un Visca il abbraccio a Barça. tutti. Ciao, ciao, Ciao. ciao, ciao, visca il Ciao. Barça. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Bene ragazzi, anche bella questa intervista, non so, questo intervento di Eros, eh? Che ne dite? Ormai, Max, invece di Radio Barça Italia facciamo Radio History Barça. Radio Che un History. sacco di aneddoti amo, Arcord, però è piacevole, È dai, è bello, è bello, fatto è bello. No, 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 ma è bello. Ma voi che ne pensate invece di questa cosa? Cioè, bene. Sicuramente io ne esco più, diciamo, molto più ricco di Barcellona, perché sento molte cose curiose, molti aneddoti interessanti. No, io però volevo chiedervi anche quest'altra cosa. Ma che pensate? Cioè, possiamo veramente, insomma, avere la possibilità come dire, di essere un po' questa trasmissione che facciamo, un po' il punto di riferimento di tutti quanti i barcellonisti italiani. Sì, penso proprio di sì, perché comunque Davide anche prima aveva detto che dai social, dal nulla è nato quel gruppo, e ora un riferimento principale di tutti i barcellonisti, almeno sui social network, direi sì, che lavorando bene come stiamo facendo ora, la nostra può diventare veramente la trasmissione di riferimento per chi vuole seguire il Barcellona. No, la Beh, trasmissione. Vai, scusa Peppe, comunque. vai, vai. No, no, scusi, no, Vai, 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 parla, volevo parla. anche io dire che Roma alla fine, Max, non è stata costruita in un giorno, bisogna comunque, ma proprio a pennello con la nostra testa, Sì. mi è venuta proprio spontanea. E come posso dire, insomma, il succo era proprio questo, che comunque le cose le stiamo portando avanti, come diceva appunto Francesco, in maniera graduale e spero anche in maniera positiva, perché anche io noto molto che stiamo coinvolgendo molti barcellonisti d'Italia. Fino all'anno scorso, fino comunque a qualche tempo fa,
non avevamo tutti questi, anche tutti questi ospiti che ci stanno illuminando sempre di più, ci stanno, a me personalmente mi stanno lasciando tante cose positive e tante belle sensazioni anche sulle loro esperienze del Barça, sulla loro storia, la vita passata anche a seguire questa squadra. E io spero che anche chi ci ascolta, chi magari si sta avvicinando, chi ha qualche interesse, possa continuare a coltivarlo, perché e non sia diciamo fermo con i paraocchi a dire è una squadra estera per cui io non la devo seguire, per cui a me non deve interessare, perché ripeto, il Barça è pieno di valori, è una squadra che ha una sua filosofia, quindi ripeto, ce lo insegnano tutti i nostri, lo diciamo noi tutte le volte in trasmissione, ne parliamo sui gruppi, sulle pagine, tutti i nostri ospiti, quindi io spero veramente che possa, ecco, diffondersi a macchia d'olio un po' questo amore per questa squadra, perché veramente è una squadra che merita di essere. Che poi non ho capito, estera, Giuse, tu hai detto estera, comunque il sì. Barcellona è una squadra internazionale, anche il campo però, del Camp Nou. Sì, però purtroppo devi sapere che quando parli con chi magari non ha una grande visione, non una ha una grande cultura, questo. Ha ragione Beppe su questo, ha ragione. Molti dicono vabbè, perché tu fa, ma perché, insomma, io gli dico scusate, ma abbiate pazienza, ma io voi vanno a fare, a Roma si dice una gita fuori porta, no? E spendete quanto spendo io per andarmi a vedere la partita. Certo, io sono anche fortunato, anche per persone che mi aiutano lì, insomma, mi ospitano pure, immagino è più difficoltoso, non deve andare tutte le volte a lungo, però insomma però riesce a prenotare prima non è che hai questa grande spesa, e poi una grande passione, ragazzi, ma io ho conosciuto Andrea è un grande Fabiani è un grande barcellonista, ha una passione enorme, e perché qualcuno deve dire vabbè la squadra estera, ma non ho capito. Ma che senso ha? Perché ma è un discorso stupido a campanile. Esattamente. È un discorso stupido. Quindi speriamo che il nostro compito sia proprio questo, di trasferire questa cultura, questa passione anche in chi magari viene un po' bloccato dallo stereotipo comune. Bravo, diciamo così. Bravo Giuseppe, hai detto bene, viene bloccato dallo stereotipo comune. E io spero vivamente, e magari insomma, che questa trasmissione che con molta semplicità, come la web radio, riesce ad arrivare e ci possano ascoltare in tutta Italia, in tutti quei posti di lingua italiana dove magari, ecco, appunto, essere un punto di riferimento anche per l'aiuto e la creazione di altre pegne in questo paese, in Italia, proprio perché c'è bisogno di aggregazione blaugrana, ecco. Io penso certamente che questo sia doveroso. Ragazzi, dobbiamo andare nella pausa perché ci abbiamo Sergio Leonetti che ci fa un po' il punto invece sulla polisportiva Barça, su quello che è successo questa settimana. Allora io vi faccio ascoltare sia Robert Fernandez sul sorteggio di oggi e sia Sergio Busquets, che è già fatto i microfoni e intervenuto, ha parlato direttamente oggi dal Giappone, e tutto questo è tratto da Barça TV. E poi anche Ivan Rakitic, che prima della partita con il Deportivo è stato eletto miglior giocatore miglior sportivo croato del 2015, questo è un grande riconoscimento. Quindi diciamo, prima a sentire Ivan Rakitic e poi dell'ordine sia Robert Fernandez, il direttore sportivo del Barça, e poi Sergio Busquets. Rientriamo subito dopo con Sergio Leonetti. Bueno, la verdad muy muy orgulloso, muy contento también para decir así, ver que tengo un año muy 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 bonito detrás mía, y también sobre todo me da mucha motivación, ¿no? Mucha motivación para el año que viene, hacerlo todavía mejor, trabajar todavía más, y bueno, si se puede superar el año 2015, pues mucho mejor. En eso voy a hacer todo lo posible y bueno, pelear siempre. Bueno, la verdad, a mí, como digo siempre, a mí no me gusta soñar, a mí me gusta vivirlo, ni esperar demasiado, es hacerlo, ¿no? Hacerlo de la mejor forma posible.
estoy en el mejor club del mundo, estoy disfrutando cada momento, en general estoy la verdad muy, muy contento, así que lo único que queda es seguir haciéndolo así y bueno, cada día de nuevo disfrutar y hacerlo de la mejor forma posible. Conociendo toda la historia del fútbol de Croacia, que bueno, había y hay a día de hoy jugadores muy importantes, jugadores grandes y que yo sea el tercero, bueno, la verdad me llena de orgullo, también agradecerlo a todos en Croacia que han visto así mi año, me da la verdad mucha motivación también ahora prepararme bien para la Eurocopa, para el año que viene y hacer ojalá también algo importante con mi selección y tengo la verdad mucha un partit atractiu, la veritat és que l'Arsenal té molt bon equip, magnífics jugadors, juga molt bé a futbol, jo crec que anem a veure un... Els dos partits van a ser complicats, difícils, però és un rival a tindre en compte i, bueno, ja sabíem, que ens anem a encontrar en un magnífic equip i ho és. Té magnífics jugadors, això és la veritat, té una filosofia de futbol molt pareguda a la nostra i va ser una eliminatòria complicada, molt atractiva de cara al públic i segurament anem a disfrutar tots. Sobretot tenim que estar molt bé el primer partit, és vital traure un bon resultat allà i que el segon partit a l'estadi siga molt més tranquil. És un equip que li agrada tindre el valor, és una filosofia molt pareguda a la nostra i segurament ens anem a divertir. És una eliminatòria oberta, complicada, però tenim la confiança total en que... Pues la afrontamos con muchísima ilusión, sabiendo que cuesta mucho llegar, que para ser campeón de la Champions cuesta mucho, sobre todo con los equipos que hay. El torneo que es, temporadas muy difíciles donde hay lesiones, hay muchas cosas y bueno, pues sabemos lo que cuesta y vamos a afrontarlo con mucha ilusión. Y una vez aquí, pues la semifinal contra el Guangzhou, ¿no? Un rival que tiene brasileños, que el entrenador es Scolari y que lleva mucho tiempo sin perder y bueno, pues prepararlo de la misma forma que todos los partidos para intentar ser mejores que ellos y ganar. Bueno, siempre que van Indon, siempre un rival muy bien, es una afición muy fidel y que es torna boja cuando es veuen y bueno, entonces muy agradecido a tornar aquí por jugar un mundialet muy importante para nosotros y bueno, en la mesura que puguem, doncs, tornar-li aquest afecte, no, que tenen cap a nosaltres. Home, està clar que quan vens d'un resultat que no sigui una victòria sempre costa, però el bo que té el futbol i sobretot la nostra temporada és que cada 3 dies, 4, doncs tenim un altre partit i bueno, ja hem d'aprendre els errors i pensar en el Mundial, que serà un partit difícil i totalment diferent. Olele, olala, sé del Barça és el millor que hi ha. Olele, olala, ser del Barça és el millor que hi ha. Olele, olala, ser del Barça és el millor que hi ha. Olele, olala, ser del Barça és el millor que hi ha. Eccoci alle 22.53, Radio Barça Italia, trasmette su www.radioromafutura.it, questa web radio dove noi facciamo questa trasmissione, l'unica trasmissione, ricordo, in lingua italiana, prodotta, gestita e curata da soci, pegnisti, culers, barcelonisti, gente col tatuato il corazon blaugrana, insomma, siamo del Barça e appunto non poteva mancare questa sera il nostro caro amico Sergio Loretti, che salutiamo. Ciao Sergio. Ciao Max. Che ciao, insomma, ecco, ciao, c'è Sergio. Giuseppe e Francesco. Ciao ragazzi, ciao.
E a Sergio chiediamo una cosa bellissima, perché io che poi sono un calciofilo, uno che vive di calcio 24 ore su 24 da quando ero bambino, però mi piace perché Sergio